Lo stabilimento di Brambati sarà sede domani e nei prossimi giorni di Umami Roast in Campo, ovvero sia una 3 giorni di formazione sulla tostatura del caffè. Il caffè che useremo in questi 3 giorni, come vedete, è un caffè specialty, proviene dall'Honduras, sono 2 microlotti di 2 piccoli coltivatori nell'area di Las Capucas, Isidoro Lara e Noè Ferdinando Portillo. Sono dei coltivatori che con l'Umami Project in Honduras stiamo seguendo non solamente da un punto di vista di formazione sulle tecniche agricole, ma anche sulla formazione del Coffee Diploma System della SCA. Utilizzeremo anche dei caffè africani, soprattutto per avere la possibilità di avere diversi caffè da diversi paesi con diversi metodi di preparazione, in particolare per il modulo del coffee roasting livello professional del Coffee Diploma System di SCA. L'azienda Brambati dispone di un impianto pilota che serve per i suoi clienti e per il reparto di ricerca e sviluppo, per andare a indagare sul processo di tostatura e su quelli che sono i principali cambiamenti chimico-fisici che intervengono sul chicco di caffè al variare del profilo di cottura dei chicchi. L'impianto pilota è a tutti gli effetti, da un punto di vista tecnologico e di performance, identico agli impianti industriali che la Brambati fa e che installa in tutto il mondo. La tostatrice dispone di un PLC e di un firmware che permette di gestire tutti i parametri di tostatura: rotazione del tamburo, velocità dell'aria, ovviamente il bruciatore è a gas e modulare, e ciò permette ai partecipanti del coffee roasting di SCA di poter non solamente sperimentare, ma anche di poter dimostrare di riuscire a gestire un profilo di tostatura secondo i canoni di quelli che sono la certificazione del Coffee Diploma System. Come vedete, la tostatrice è un vero e proprio mini impianto. Caricamento automatico dei chicchi nella tramoggia prima di entrare nel tamburo. Abbiamo ovviamente anche un riciclo di gas di scarico e tutto ciò che serve per poter andare a fare tutte quelle prove che servono per dimostrare come è importante il profilo di tostatura per ottenere un eccellente risultato in tazza, non solamente per l'espresso, ma anche per i metodi a filtro. Durante il Coffee Diploma System modulo roasting, tutto quello che viene poi affrontato da un punto di vista teorico viene anche messo in pratica, non solamente quindi le sessioni di tostatura su questo impianto, ma anche tutto ciò che riguarda l'aspetto sensoriale. Tutto ciò che si tosta e tutti gli esperimenti di curva che si fanno vengono poi assaggiati con il metodo cupping alla brasiliana, ovvero sia quello che prevede il fatto di seguire e applicare il protocollo di cupping della Specialty Coffee Association of America.